a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul perché sono stata a Lidl. Sono stata a Lidl perché c'erano determinate offerte, quindi sono andata proprio per prendere alcune cosucce. Alcune cose ovviamente mi servivano per sistemare l'armadio dei ragazzi, altre cose per detersivi e altro. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il Dixan che ho preso. Ho preso questo qui perché sono bottiglie quelle grandi e sono da 23 ognuno, quindi 69 finale, ed è un formato scorta, c'è scritto pulito profondo, e io ho preso perché erano alla lavanda, mi piace tantissimo la lavanda, sapete tutti, e questa confezione l'ho presa a 7,99 euro. Poi aspettate che poso questi, poco giù questi. Finalmente ho trovato il Beach Waste di Lidl, quindi della Sien. Ho sentito parlare benissimo di questo prodotto, quindi ero molto curiosa di provarlo, e quindi tutte le volte che ci andavo a sbirciare, ma niente, non si trovava per niente. Invece questa volta che ci sono andata senza cercarlo, l'ho trovato. Ed era, sapete, nel reparto dove mettono tutte le rimanenze delle altre cose. Io l'ho trovato lì, questi l'ho preso a Caltagirone, e ne ho prese tre confezioni. Qui ne vedete due perché l'altra già l'ho scesa sotto per provarla. Mio figlio ha i capelli anche mossi, quindi gli ho detto di provarla anche lui per vedere com'è nei suoi capelli. Spero di trovarmi bene, sinceramente. Natural look, comunque ne ho sentito parlare benissimo, tutti lo utilizzano anche tipo sui capelli bagnati, sui capelli asciutti, per dare un po' di movimento ai capelli. Vedete che io faccio la piastra, quella con le onde, per dargli un po' di movimento, perché sennò ce l'ho troppo lisci, e sinceramente, arrivato anche a una certa età, non è che mi stiano così tanto bene lisci, quindi voglio utilizzare questi perché ho intenzione di fare la permanente. Lo so che molti sono contrari, ma io i capelli troppo tipo, come si dice, tipo qui in Sicilia noi diciamo ti hanno dato una leccata alla vacca tipo leccate di vacca, oppure tipo Mona Lisa, non lo so, non mi piacciono così, e quindi ho preso quello. Ora aspettate che prendo le altre cose. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono queste, sono i WC powder, quindi sono quelle caps che si mettono nei WC, ovviamente con la stanghetta. Io non li metto, non li inserisco all'interno come diciamo fanno vedere su TikTok, ma li inserisco mettendo la plastichina proprio al di fuori, perché sinceramente non mi cadono, non lo so, forse sarà un difetto del mio water, ma mi cadono. Questi hanno una profumazione buonissima e sono a freschezza al limone. Queste io le ho prese a 1,99 euro, e ho preso questa qui che è freschezza al limone, e poi ho preso, questi non li ho mai provati, e poi ho preso questo che è floreale, ho preso questi qua che sono floreali. Invece quelli che io utilizzo sempre e mi piacciono tantissimo sono questi qui della Breath, e sinceramente il profumo di questi si sente proprio in tutto il water, ed è 1,79 euro, nel senso su tutto nel bagno, ma si sente nel bagno quando diciamo fanno lo scarico dell'acqua, e mi piacciono tantissimo. Questi però ho notato che si consumano più facilmente, quelli non li ho mai provati, questi mi piacciono tantissimo, di quelli ovviamente vi farò sapere. Questo è 1,79 euro. Poi ho preso delle crucce, ho preso queste crucce perché devo sistemare l'armadio dei ragazzi e mi servivano. Infatti ho preso queste con il grigio, perché ne ho prese due confezioni grigie e due confezioni rosa, quindi queste grigie sono dei ragazzi e quelle rosa sono le mie. Mi piacciono tantissimo perché, aspettate che le appoggio perché è inutile che faccio vedere tutte e due nelle mani, mi piace tantissimo perché hanno questa parte in silicone, in gomma, quindi fa sì che le magliette o le camicie non scivolano. Invece ogni volta io trovavo difficoltà perché mettevo una magliettina o una camicia e mi scivolava, quindi vedevo una manica che era già penzolone e l'altra che era attaccata, e non mi piaceva. Ha anche il fatto di mettere diciamo i pantaloni qui nella parte bassa, ma a me non mi interessa perché ho acquistato altre cose, non so se vedete prima o dopo, comunque ho acquistato un'altra cosa per mettere i pantaloni, però se per caso diciamo c'è spazio li metto anche qua, cioè mi piacciono. Questi il prezzo me lo sono scritto qua, 5,99, quindi 6 euro ognuna. Io ho preso due confezioni grigie e due confezioni rosa.
Poi andiamo avanti e ho preso un altro sgrassatore. Questo è uno sgrassatore universale della V5 ed è alla Marsiglia, cioè il sapone tipo di Marsiglia. Mi piace tantissimo e questo era scontato a 99 centesimi. Infatti l'ho preso anche per questo perché era scontato. Non l'ho mai provato, quindi a me sgrassatori che hanno la profumazione della saponetta, quindi della Marsiglia, mi piacciono tantissimo. E quindi provando prodotti nuovi, ovviamente l'ho preso. Poi, per quanto riguarda la pulizia in generale, abbiamo finito. Allora, sapete tutti il fatto che io devo bere e devo bere assolutamente. Ho preso delle tisane. Queste sono delle tisane a freddo. Io già l'anno scorso le avevo prese, mi sono piaciute tantissimo. Se mettete l'acqua, specialmente nel freezer tipo o la congelate, quando la bevete è una goduria pazzesca. Allora ho preso depurazione quotidiana che è alla viola e alla liquirizia. Questa mi piace tantissimo perché si sente tantissimo la liquirizia, già dentro la scatola si sente, proprio dentro la scatola. Io vi consiglio, io faccio o mi prendo la bottiglietta questa qui piccola, sapete, ho le varie bottle che mi porto tipo se vado a casa di mia mamma. Oppure io la metto nella bottiglietta normale, tipo ce ne metto due o tre, dipende tipo come vi piace gustarla, se la volete forte o se la volete più lenta. Comunque sono ottime queste tisane dell'Angelica. E poi ho preso questo qui al caffè e ginseng ed è alla vaniglia. E questa dice che è energizzante. Se le fate con l'acqua bella fresca ghiacciata, vi posso dire che è un toccasana, veramente. Io mi ci trovo bene, ma bene, bene, bene. Cioè, se le volete acquistare, sono delle cose eccezionali perché bevete, ma avete quella sensazione di non bere acqua. Allora, perché se bevete il tè vi fa venire di nuovo sete. Se bevete tipo la Coca-Cola, la stessa cosa. Non lo so se vi capita, tipo io bevo la Coca-Cola zero. Se ne bevo, non mi disseta così tanto. Invece, queste mi piacciono. Queste mi piacciono di più, questi qua dell'Angelica. Poi ho preso, io malata di matite nere perché voglio trovare la mia perfetta matita, ho preso un'altra matita della Sien, della marca Sien, ed è Eye Pencil nella colorazione ovviamente black. Sono molto curiosa di utilizzarla. Il nero diciamo che è buono, però sempre io ho quel difetto. Se mi scrive dentro l'occhio, mi dura, non mi dura, e questa è la mia preoccupazione. Comunque ho preso questa. Poi ho preso questa crema che è anti-age ed è una protezione solare di 30. Io l'ho presa questa qui soprattutto per il viso. Sì, vabbè. Io l'ho presa per il viso, mi piaceva perché la confezione è piccolina, anche se sono in macchina, perché dovete capire che in questo periodo dove c'è la mascherina, se devo andare, siccome sto facendo delle visite, quindi devo fare la visita alla gamba, devo andare in determinati posti, non mi trucco per andare tipo in ospedale o da altre parti in questo senso. Però metto la protezione perché avendo fatto il tatuaggio alle sopracciglia ho bisogno di una protezione ancora più forte sul viso. La stessa cosa per quanto riguarda le labbra, e quindi ho preso questo qui, lo metto sul viso, è piccolino, lo posso mettere anche in borsa se per caso lo dimentico, nel senso devo fare di fretta e quindi lo porto in borsa. E poi ho preso uno struccante occhi delicato ed è acqua purificata, ideale per occhi e sensibile. Questo qui l'ho preso a 2,79 euro della Nivea. Allora, stavamo parlando dello struccante, siccome si è staccata la memoria, ho dovuto ripristinare tutto. Allora, vi stavo dicendo che ho comprato questo qui, uno struccante piccolino. Sinceramente mi piaceva la confezione e l'ho voluto prendere, non c'era né niente di particolare che c'è scritto, perché è uno struccante occhi delicato, ideale per occhi sensibili, è 125 ml di prodotto ed è un'acqua purificata. È costato 2,79 euro. Lo metto qui nella scrivania per utilizzarlo tra una sistemazione e l'altra, e quindi vi farò sapere perché sinceramente non lo conoscevo. Poi ho preso delle mousse. Perché quando ho fatto la
un paio di tempo fa avevo utilizzato una mousse sempre della Nivea, quella nella confezione dove ho trovato il bagnoschiuma e un burro di cacao. Mi è piaciuto tantissimo il fatto di lavarmi con la schiuma, non l'avevo mai fatto sinceramente perché utilizzo i prodotti normali e quindi ho voluto prendere questi. Aspettate se c'è lo scontrino, vi faccio sapere anche il prezzo della mousse. Nivea Dolce Gel Crema, che è l'altro, Nivea Struccante Spesa Pressante che Gel, Nivea Doccia, dovrebbe essere 1,99 euro. Sì, perché sono tutti 1,99 euro. Ok, 1,99 euro. E ho preso tutte le profumazioni che c'erano, perché erano queste qua. Io ho preso tutte le profumazioni, non si sa mai, mi piacevano e quindi le ho volute prendere. E questa è una Doccia Shower Silk Mousse, quindi una mousse doccia. E ho preso questo al flamingo, 200 ml di prodotto. Ovviamente lo dovete agitare. Oh, vi dicono anche come si usa. Antonio, cioè, anche l'istruzione c'è. Forte. Comunque ho preso questo qui al flamingo. Poi ho preso questo qui all'unicorno, bello. Questo all'unicorno. E questo all'ama, no drama, lama. Bellissimi, sono molto molto belle, mi piacciono tantissimo. E ho voluto prendere questi proprio perché sono belli schiumosi, eccetera. E poi, sempre per il fatto di lavarsi, è sempre meglio di puzzare. Ho preso questi tre. Io l'ho visto, mi sono piaciuti. Sapete quando vi colpiscono dei prodotti e li prendete anche se non li conoscete bene? Io sono così. Questo è un doccia oil in gel, morbidezza intensa sulla pelle. Quindi, bellissimo. Ho utilizzato anche questo. Però non mi ricordo che marca era, sinceramente. Però non mi ricordo che sia cioè, che era della Nivea, sinceramente, no. Questo non me lo ricordo perché l'ho utilizzato della Lush, però forse non era così. No, non mi ricordo sinceramente. Vi direi una cavolata. Però l'ho utilizzato uno simile e mi è piaciuto e mi lasciava, specialmente in estate, mi lasciava la pelle di una morbidezza, ma di una morbidezza che ve lo dico a fare. E quindi ho preso questa qui che è il 98% di ingredienti naturali, quindi buono, e 2% di ingredienti della sicurezza della famiglia, niente di che. Questo è senza di fiori di cotone e arricchito con olio bio. Io ho sentito la profumazione perché le ho aperte, ovviamente quelli che mi sono preso, aperto. Poi ho preso questo qui che è di camomilla, arricchito con olio bio sempre. Questa è la camomilla. E poi ho preso questo che è l'essenza di rosa. Sinceramente mi sono piaciuti. Poi ovviamente una cosa è vederli così, la profumazione sì, buona, però poi bisogna vedere se nella pelle ti piace il profumo e tutto. Io ad esempio ho utilizzato un paio di tempo fa un bagnoschiuma che era, se non mi sbaglio, che avevo preso per le bottigliette piccole per i ragazzi, perché se li dovevamo portare al mare, poi non ci sono stati al mare, quindi le abbiamo utilizzate. E io vi posso dire che anche se il bagnoschiuma era for men, quindi per gli uomini, io l'avevo provato perché mi trovavo sotto la doccia e quindi mi sono dimenticata di mettere il mio bagnoschiuma perché io ne utilizzo uno, invece gli altri maschietti utilizzano lo stesso bagnoschiuma. E sinceramente ho avuto prurito su tutta la pelle, proprio mi graffiavo, tipo io mi asciugavo con la tovaglia e mi graffiavo, tipo mi scartavetravo la pelle perché c'era qualcosa in quel bagnoschiuma che sinceramente per me era troppo pesante. Ma questo vi posso dire, fino a un paio di minuti dopo la doccia io avevo questa sensazione di grattarmi, ma tipo le pazze, pazza, proprio stavo sclerando. E mi è capitata questa cosa. Ora non lo so se è una cosa che capita a tutti, il fatto di cambiare bagnoschiuma, automaticamente il pH è diverso. Io spero di trovarmi bene con questi prodotti, così anche li posso acquistare. Il prezzo non era nemmeno alto, erano, se non mi sbaglio, sempre 1,99 euro e quindi per me sono ottimi. Poi mi piace cambiare sempre la profumazione, quindi per me è azzeccato. Niente, questo è tutto per quanto riguarda, mi tolgo lo swatch, questo è tutto per quanto riguarda la spesuccia che ho fatto al Lidl. Ho fatto anche la spesa sia d'acqua e sapone che da Francis. Sinceramente mi sto trovando anche bene in questo negozio, mannaggia. Però quelle ve le farò vedere un'altra volta perché non ho tempo e devo andare perché già è l'orario del
Il caffèuccio, e quindi me ne devo andare. Comunque, questo è tutto quello che io ho preso. Ditemi se avete provato queste cose. Ditemi se anche voi avete preso queste qui e come le utilizzate, così mi date anche dei consigli. Niente, che dirvi di più. Per quanto riguarda questo video, è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!